Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì. Ma le pare che sia possibile andare in profondità se si amplia in ampiezza il controllo della Corte dei Conti? La Corte dei Conti è fatta da circa 400 persone, compresi naturalmente tutto il personale ausiliario. Ora, è possibile che 400 persone possano fare un controllo così in profondità, così esteso? Corre il rischio di essere un non controllo. Quindi è una battaglia un po' ideologica, lei mi sta dicendo, perché in fondo a questo, qual è il tema? No? Si è detto il PNRR, siamo in grave ritardo, il governo non sa che pesci prendere, quindi trova il capro espiatorio, e cioè la Corte dei Conti fa troppi controlli, lasciamola da parte, così andiamo più spediti. E questo lei pensa che sia un rischio? Cioè tutte le volte scambiare, diciamo, il problema con chi alza il ditino a indicartelo, che questa è un po' la critica che si fa. Sarebbe bello se fosse ideologico. Purtroppo dietro ci sono semplicemente cose più banali. C'è il fatto che c'è una nuova sezione della Corte dei Conti, c'è un presidente di sezione e ci sono possibilità di acquisire nuovi posti e fare più rapide carriere. E poi c'è il fatto che se c'è un controllo concomitante c'è maggiore potere. Quella decisione non la puoi fare. Insomma, per dirmi, professor Cassese, che è un uomo così raffinato, che è un tema di poltrone e di potere, vuol dire che lo pensa profondamente. Vi sono debolezze di uomini. Debolezze? Professor